Rivedere le posizioni organizzative e contenere il salario accessorio riconosciuto alle stesse, in modo da ridurre la spesa e permettere così il pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti dell'ex provincia di Caltanissetta, oltre a garantire la possibilità di proseguire la loro attività anche ai lavoratori della società in-house Caltanissetta Service. Questa è la proposta del segretario generale della Funzione Pubblica, Gianfranco Di Maria, a seguito della grave situazione finanziaria che l'ex provincia sta affrontando e appresa la notizia nel corso dell'assemblea con gli assessori regionali Luisa Lanteri e Gianluca Miccichè, alla presenza di tre esponenti del Parlamento siciliano, Giancarlo Cancelleri, Pino Federico e Giuseppe Arancio, del congelamento da parte del Governo nazionale dei 500 milioni di euro, che ha così deciso ancora una volta di tornare a bussare alle porte dell'ente per chiedere un incontro urgente con il commissario straordinario. Le nostre richieste sono intanto di cercare di fare lavorare tutti i dipendenti della provincia. In questo io inserisco pure la partecipata Caltanissetta Service, che sono dei colleghi e quindi sono dei lavoratori come noi. Abbiamo fatto la proposta prima di congelare, di diminuire quelle che sono le posizioni organizzative, che sono un salario accessorio per alcuni dipendenti di notevole entità. E non mi pare giusto in un momento di crisi come questo, di crisi sia economica che lavorativa, che ci siano persone che abbiano delle indennità. Prima assicuriamo a tutti lo stipendio, poi forse queste indennità potrebbero servire anche a fare lavorare i lavoratori della Caltanissetta Service in un progetto che in questo momento per me è di salvavita. Spiego meglio: sulle nostre strade, proprio perché quasi abbandonate visto la mancanza economica di risorse, l'erba è altissima e se facciamo caso in una curva, se dovessimo, come abbiamo fatto in passato, tagliare l'erba, noi assicureremmo, allargheremmo la visuale dell'autista e potremmo addirittura evitare uno scontro frontale. Questo chiediamo alla commissaria, ma poi chiediamo pure di non fare come fa il governatore, di non sentire le parti sociali. Noi siamo le parti sociali, siamo il sindacato, noi rappresentiamo ancora i lavoratori oggi.